Buongiorno e buona domenica a tutti voi, ben ritrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale. Questa mattina la politica è in primo piano, andiamo a Taranto dove è stata azzerata la giunta comunale da parte del sindaco Rinaldo Melucci, fibrillazioni nella coalizione di centrosinistra. Sentiamo. A poche ore dall'azzeramento della giunta comunale di Taranto da parte del primo cittadino Rinaldo Melucci, il Partito Democratico del capoluogo ionico si riunisce per capire i prossimi passi da compiere e per fare il punto della situazione. Le fibrillazioni nella coalizione sono iniziate dopo che lo stesso Melucci aveva allargato la maggioranza Italia Viva prima di abbandonare il PD e aderire egli stesso al partito di Renzi. Priorità del partito tarantino continuare a difendere la stabilità della coalizione che vede uniti il Partito Democratico stesso e il Movimento 5 Stelle. È evidente che noi abbiamo convocato la direzione perché in queste ore, in queste settimane, in questi mesi sta accadendo di tutto all'interno dell'amministrazione comunale. Quindi è giusto fermarsi e ragionare di quello che è accaduto. È evidente che noi abbiamo sullo scacchiere partiti che erano alla maggioranza e sono passati all'opposizione, quindi oggi noi ci riuniamo per valutare quello che noi dobbiamo fare da qui agli ultimi anni e provare se ci sono le condizioni a rilanciare anche un percorso nuovo amministrativo. Quello che noi dobbiamo fare è salvaguardare l'alleanza di centrosinistra tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Questo è il primo dato che dovrà emergere dalla direzione provinciale. Intanto il sindaco Melucci attende di conoscere dalle segreterie regionali dei partiti di centrosinistra la data in cui potersi confrontare. Ancora alla politica, ma andiamo a Potenza, dove si è svolto il congresso regionale lucano di Azione. Erano presenti al Grande Albergo di Potenza tutti i massimi rappresentanti politici di Azione per il congresso regionale del partito fondato da Carlo Calenda. Un appuntamento che è stato organizzato per questo fine settimana contemporaneamente in tutta Italia, in Basilicata, è stato anche il momento, oltre che per un confronto con gli altri esponenti politici, per fare un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo periodo, nonché per puntare lo sguardo all'impegno della prossima tornata elettorale delle regionali prevista per la primavera del 2024. Azione oggi fa il secondo congresso regionale dove ci vede a determinare il posizionamento di Azione sul territorio. La cosa più importante, perché noi lavoriamo da tempo per portare Azione a doppia cifra, lo stiamo facendo con tutti i dirigenti, donne e uomini del partito. Il nostro posizionamento l'abbiamo detto già nei giorni scorsi con un comunicato: non accettiamo imposizioni né di nomi né di regole della scelta, e né tantomeno crediamo dall'altra parte una discontinuità, perché serve ad Azione ad avere degli interlocutori per governare, con cui governare insieme. Era presente anche l'ex governatore lucano, oggi consigliere regionale, Marcello Pittella. Con lui abbiamo fatto un'analisi delle prospettive future. Nazionalmente e regionalmente siamo contro gli estremi e vorremmo rompere gli argini e mettere su un progetto utile alla Basilicata, che è centrista e riformista. Non è mancato un giudizio, giunti quasi a fine legislatura, sull'operato della giunta Bardi, netta la posizione di Pittella. Molto negativo. Ma non lo dice soltanto Azione, Pessolano, Pittella, lo dice Fratelli d'Italia, lo dice la Lega. Mi sembra che ci sia su più versanti cruciali per la Basilicata, mi sembra che ci sia una sorta di fallimento, di passo indietro rispetto al passato anche recente. Significa che il giudizio che dà Fratelli d'Italia ci trova concorde, mi sembra un giudizio negativo. L'economia adesso è stato ufficializzato l'avvio della nuova zona economica unica a partire dal 1 gennaio. Perplessità e qualche irritazione da parte dei commissari in merito ai tempi troppo serrati per la transizione che potrebbero comportare disagi. A partire dal 1 gennaio 2024 cesseranno ufficialmente le attività delle 8 ZES del Sud in favore del trasferimento delle funzioni e pratiche di investimento alla nascente ZES unica. A decretarlo è la nota pubblicata sul sito del Dipartimento per il Programma di Governo, che ufficializza il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 29 novembre, che definisce l'organizzazione della struttura di missione della ZES unica e le competenze degli uffici. Una ufficialità che serra i tempi di smantellamento dei precedenti uffici
10 a meno di 15 giorni, provocando l'irritazione dei commissari di tutte le ZES interessate, tra cui le due che interessano la Puglia: quella adriatica interregionale con il Molise, affidata a Manlio Guadagnuolo, e quella ionica interregionale con la Basilicata, guidata da Floriana Gallucci. Tra i nodi da sciogliere a stretto giro è in particolare quello del personale. Nel nuovo anno i dipendenti di provenienza di altre amministrazioni locali potranno infatti tornare in servizio, ma alcuni di loro potrebbero essere costretti a spostarsi da una regione all'altra. Infine, a preoccupare anche la gestione della rendicontazione sugli investimenti di derivazione del PNRR, per cui il passaggio dai precedenti uffici alla nuova struttura della zona economica unica potrebbe creare non pochi rallentamenti. La sanità adesso. A Bari si è svolta la 22esima giornata appulo-lucana di dermatologia. Vediamo. Migliorare la cura e la vita del paziente affetto da patologie dermatologiche, osservando anche l'aspetto sociale, sono alcuni dei temi affrontati durante la 22esima giornata apulo-lucana di dermatologia clinica. Negli ultimi anni, grazie alla ricerca, si sono aperte nuove prospettive per i pazienti. I passi avanti sono stati fatti sia dal punto di vista scientifico, diagnostico, ma soprattutto terapeutico. Adesso abbiamo delle nuove molecole che hanno veramente dato una svolta alla cura di alcune malattie che, se pensiamo fino a pochi anni fa, fino a 5-6 anni fa, erano assolutamente incurabili. Parliamo di malattie con un grosso impatto sia fisico ma anche psichico, deturpanti anche dal punto di vista estetico. Le giornate apulo-lucane della dermatologia si rivelano fondamentali per il confronto e la formazione dei giovani medici. Questo convegno nasce proprio dall'esigenza di affrontare una casistica clinica, far vedere casi rari ai giovani e anche ai meno giovani. Tutti gli specialisti in formazione della nostra scuola di specializzazione sono stati coinvolti nella presentazione di casi clinici, e questo per coinvolgerli in una attività, quella scientifica e di studio, che noi speriamo possano continuare, e anche per stimolare un interesse verso quello che può essere anche la dermatologia ospedaliera e universitaria. Cambiamo ancora argomento. Si è conclusa la 2 giorni del convegno dedicato al trentennale del patrimonio UNESCO dei Sassi di Matera, organizzata da Cattedra UNESCO Unibas, Basilicata Creativa e CTE. Tra i vari panel, ieri uno dedicato a una riflessione sullo stato dell'arte degli antichi quartieri. Matera e i Sassi, racconti e riflessioni in compagnia dei sindaci della città a 30 anni dall'iscrizione degli antichi quartieri del prospiciente altipiano murgico nelle liste del patrimonio UNESCO. L'iniziativa, inserita nell'ambito della 2 giorni organizzata dalla Cattedra UNESCO Unibas, da Cluster Basilicata Creativa e dalla Casa delle Tecnologie Emergenti, intitolata I patrimoni dell'umanità, nuove sfide per una gestione sostenibile di ecosistemi culturali complessi. A distanza di 30 anni questo patrimonio è davvero integrato con la città? Cosa ancora c'è da fare? Io non riesco a immaginare Matera senza Sassi, così i Sassi senza Matera. Abbiamo bisogno che le due realtà si identifichino, si riconoscano e vivano l'esperienza positiva per l'uno e per l'altro, oltre che superare i limiti che hanno l'uno e l'altro. E questo passa attraverso una lettura attuale della 771, attualizzando gli obblighi, gli impegni e le responsabilità che quella legge attribuisce, e valorizzando ancora di più, rafforzandone quelle che sono le potenzialità. Bisogna rafforzare la città. Rafforzando la città si rafforzano i legami con la nostra storia. La storia è il futuro, poi, tutto sommato, sul quale poggiare le fondamenta per costruire qualcosa di nuovo. Matera attraversa, secondo me, un periodo di gravissima crisi dal punto di vista dei valori, soprattutto dei valori urbanistici che hanno caratterizzato buona parte della seconda metà del Novecento materano. Quindi bisogna restituire a Matera un'anima. Oggi i Sassi sono per predominio di aree di accoglienza e di ristorazione. Lentamente gli abitanti sono stati emarginati, se non addirittura sconfitti. Questo è il vero problema oggi dei Sassi: recuperare il valore di un'area residenziale. Io credo che tra la iscrizione della città nella lista Patrimonio dell'Umanità
e qualche anno dopo, diciamo qualche decennio dopo, capitale europea della cultura, in qualche modo la città e i cittadini abbiano recuperato questo rapporto con i Sassi. Torniamo in Puglia, nell'Aula Magna dell'Università di Bari, la premiazione della quarta edizione di Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico che concilia la passione per la fotografia con la promozione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio. E il Teatro Petruzzelli di Bari, ritratto in un nostalgico scatto di Giuliano Tamborra, è il vincitore della quarta edizione pugliese di Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico al mondo organizzato dalle comunità dei progetti Wikimedia in diversi paesi. Un'edizione regionale che quest'anno ha registrato la candidatura di 5.809 foto da parte di 262 partecipanti, rendendo la Puglia la prima regione per numero di fotografi candidati. Tripletta per Giuliano Tamborra, che si aggiudica anche il terzo posto con la fotografia del ponte Adriatico di Bari, che cattura la struttura futuristica di Carlos Fernández Casado, e il nono con Bari, cattedrale di San Sabino di ispirazione antica. La medaglia d'argento spetta a Tramonto in Salina di Giovanni Cenerino, dai toni pastelli e ampi orizzonti. La premiazione è avvenuta all'interno dell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Bari, alla presenza dell'assessore alle politiche educative e giovanili della città, Paolo Romano. Un premio che è nato casualmente, perché è nato dall'incontro fortuito in una scuola media della città di Bari con uno degli ideatori, Ferdinando Traversa, allora giovanissimo, che chiese a me e al sindaco De Caro di liberalizzare la possibilità di fotografare il nostro patrimonio storico-artistico. Da quell'incontro ogni anno la Puglia, per ben 4 anni di fila, è risultata vincitrice del premio italiano, e questo per noi è motivo di grande orgoglio, ma soprattutto è motivo di grande orgoglio la possibilità che fotografi amatoriali e non diano un nuovo punto di vista sulla nostra città e sulla nostra regione. E noi ci fermiamo qui, grazie a tutti voi per avervi seguito, ancora buona domenica.